Salve ragazzi, avete mai sentito parlare del video Bad Motherfucker? Si tratta di un video musicale realizzato e caricato su YouTube dal filmmaker russo Ilya Naishuller per il gruppo punk Beating Elbows. Questo video è diventato virale in poco tempo, sicché non mi stupirebbe se qualcuno di voi ne ha sentito parlare, così come non mi stupisce affatto il numero di views che si è conquistato. La particolarità di questo video, infatti, è essere fondamentalmente una sequenza d'azione ma girata interamente in soggettiva dal punto di vista del protagonista. Potete quindi immaginare la spettacolarità che caratterizza delle scene d'azione girate in questo modo. Ebbene, in seguito il successo del video attirò l'attenzione di un produttore russo che convinse Naishuller a espandere la visione all'interno di un lungometraggio, e così da lì a poco è nato Hardcore, una pellicola colma di pura azione raccontata interamente attraverso il punto di vista di un cyborg. Non posso negare di trovare molto interessante questo genere di esperimento, che in un certo senso permette di superare i limiti del cinema per approdare a qualche cosa di nuovo, ad un'esperienza ancora più immediata, per permettere a noi spettatori quasi di vestire i panni di quel cyborg e di partecipare quasi direttamente alle scene ad altissima tensione di cui è protagonista. Ok, intendiamoci, ovviamente è anche giusto porsi le giuste aspettative di fronte ad un film di questo tipo. Ovviamente non mi aspetterò mai e poi mai un capolavoro di sceneggiatura, ma niente ci impedisce di divertirci qualche volta con film meno impegnati e più volte di intrattenere. Ecco, Hardcore sicuramente non si pone grandi obiettivi dal punto di vista della sceneggiatura, ma perché quello non è il suo obiettivo, preferisce lasciarsi andare ad un'azione senza freni e incentrare principalmente il film sull'esibizione della tecnica registica. Niente di male in tutto ciò, oltretutto dalle prime immagini è molto ammirevole lo sforzo compiuto nell'esibizione delle scene più concitate, molte da quanto letto precedute da centinaia di prove di stabilizzazione con attrezzature GoPro, senza contare che ambientare il film a Mosca e girare direttamente a Mosca ha comportato un problema abbastanza importante, come le sfavorevoli condizioni meteo. A quanto pare addirittura durante le riprese ha nevicato e questo ha reso impraticabili alcuni tetti su cui dovevano essere girate delle scene. Per questo la troupe ha dovuto interamente ricostruire alcuni spazi all'interno di un teatro di posa. Certo, ci sono alcuni elementi che lasciano giustamente degli interrogativi e su cui è giusto porci delle domande. Primo fra tutti, se è vero che girare un film interamente in prima persona contribuisce senza dubbio ad accelerare il processo di identificazione tra noi spettatori e il protagonista, è anche vero che non aver mai la possibilità di vederne il volto porta alla privazione dell'uso dell'espressività facciale. Penso che molti concorderanno con me sul fatto che l'espressività facciale è uno degli strumenti più importanti detenuti dall'attore per permettere a noi spettatori di empatizzare nei suoi confronti. Il fatto che il volto del protagonista non sia visibile, quindi, potrebbe rivelarsi sia uno vantaggio che uno svantaggio. Ma staremo a vedere, potrei anche rimanere stupito trovandomi dinanzi ad un personaggio che esprime le proprie sensazioni e le proprie emozioni attraverso le semplici azioni. Sicuramente questo è un film che punta molto, anzi direi anche quasi esclusivamente, sullo stupore e sul fascino suscitati dall'impiego di una simile tecnica registica. Ma affinché la pellicola non si traduca esclusivamente in un inutile virtuosismo, sarà necessario almeno un minimo impianto narrativo per giustificare la sua proiezione in un cinema. Certamente sotto questo punto di vista non mi aspetto grandi cose, sarebbe come chiedere un intreccio vagamente interessante a Fast and Furious, ma un film per poter esistere deve essere sorretto da un minimo di trama. Onestamente il breve accenno alla storia di Hardcore che ho trovato sul web mi pare funzionale allo scopo. Un'ultima cosa che tengo a dire in merito a questa pellicola è che, nonostante le sequenze in soggettiva siano assolutamente spettacolari, questa non è la prima volta che un regista adotta una simile tecnica. Ricordate che Matt Reeves nel 2008 ci ha fatto vivere in prima persona l'esperienza di un attacco di un enorme mostro in Cloverfield. Nel 2012 inoltre abbiamo vestito i panni di Elijah Wood in Maniac, e i cinefili più incalliti ricorderanno senza dubbio Una donna nel lago del 1947, il primo film girato interamente in prima persona nella storia del cinema. Ragazzi, tutto quel che avevo da dirvi su questo film l'ho detto, non ci resta che attendere l'uscita per andare a divertirci vestendo i panni di un cyborg. Voi fateci sapere nei commenti che cosa pensate di Hardcore, se pensate che sia un esperimento interessante. Vi ricordo come solito di passare dal mio canale personale Lorenzo Signore, in cui troverete settimanalmente recensioni di film passati in uscita. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo appuntamento.